Buonasera e bentrovati con le interviste dell'hashtag Cosa posso fare per? Ultimamente, come sapete, insomma, le varie persone che mi hanno seguito sanno, ho iniziato fondamentalmente intervistando persone, professioniste in vari campi, in vari ambiti e un po' per volta ho cominciato ad avere il piacere e l'onore di ospitare su questo schermo, anche persone note ai più, quindi le chiamiamo le cosiddette interviste VIP. L'hashtag cosa voglio fare per, cosa posso fare per, è collegato ad argomenti come la proattività, la resilienza, la voglia di trovare sempre una soluzione e non fermarsi ai problemi. E quindi in generale la metafora sportiva è sempre molto utile, per questo tipo di attitudine. Ma se penso poi a degli sport che in particolar modo forse tirano fuori, no, la capacità anche di resistere, sono proprio gli sport cosiddetti di resistenza o comunque di lunga durata, quindi sport di fondo, chiamiamoli così. E fra questi il ciclismo è uno dei più noti perché ci vuole indubbiamente molta perseveranza, oltre che chiaramente l'allenamento fisico per portare a termine le tappe e raggiungere dei risultati. E oggi ho il piacere di ospitare una persona che di risultati ne ha ottenuti veramente molti, ha anche, come dire, battuto dei record come numeri di tappe vinti, e quindi è con piacere che adesso faccio vedere anche a tutti la presenza qui di Mario Cipollini. Ciao Mario. Ciao, ciao, buonasera, buon pomeriggio, anzi buon pomeriggio a tutti quelli che ci ascoltano e che ci vedono. E buon pomeriggio a te, grazie per avermi invitato soprattutto. Prego, prego, come dicevo, per me chiaramente è un piacere, c'è sempre da imparare. Allora Mario, come ci siamo detti anche un po' nel fuori onda, no? Quali sono stati un po' gli elementi del successo in uno sport così impegnativo, al di là che per te è una passione, chiaramente il ciclismo? Se tu dovessi individuare le cose più importanti che ti hanno reso famoso aiutando a superare tutti gli ostacoli che ci sono per raggiungere poi la notorietà e i risultati. Io credo che la notorietà e l'essere famoso possono essere considerati soltanto una conseguenza. Io credo che la base sia la grande passione che mi è stata in qualche modo inserita da piccolissimo. Io ho un fratello che ha 9 anni più grande, un fratello che è 9 anni più grande di me. Ho visto tutto il suo percorso dalle categorie giovanili, con un papà appassionatissimo di ciclismo che però non ci ha indotti a correre in bicicletta. È stata quasi una cosa naturale, anzi mio fratello all'inizio da ragazzino era un promettente calciatore che poi ha smesso e ha deciso di provare di sua spontanea volontà a correre in bicicletta. Io da piccolissimo ho sempre visto le gesta di un fratello maggiore è un eroe, no? Per un piccolo bambino in una casa, per cui vederlo in bicicletta per me era naturale che volessi provare anch'io. Per cui a 6 anni, ancora prima, mi sono trovato a fare delle gare. A 6 anni ufficialmente tesserato con la Federazione Ciclistica Italiana, ma mio fratello già si divertiva ad organizzare queste piccole garette di paese davanti alla chiesa di San Giusto di Compito, un paesino di 60 abitanti, per cui potete immaginare il mio percorso iniziale, quale può essere stato. Non avevo ancora una bicicletta da corsa, rubavo la bicicletta a mia madre di nascosto che non voleva perché aveva paura nell'attraversamento della strada e di lì è iniziato e sono arrivato dove sono arrivato soltanto inseguendo la mia passione, ma la cosa incredibile che ancora oggi, a 53 anni, come questa mattina, sono partito da casa e sono partito per andare in bici. E secondo me, in un primo approccio nell'aver passione a questo sport, è proprio l'idea della fanciullezza. In qualche credo recondito parte del nostro, nel mio caso, nel mio mondo, nella mia anima, forse nei miei ricordi o nel mio inconscio c'è sicuramente quel senso di libertà o di, tra virgolette, di maturità o di indipendenza che da piccolissimo puoi prendere la bicicletta, sentirti libero di raggiungere gli amici, la nonna, la zia, piuttosto che qualsiasi altro punto che
che per te in quel momento è un obiettivo. E ancora oggi, dopo aver fatto, credo, 1,5 milioni di chilometri nella mia vita in bicicletta, ho ancora una grande passione e mi permette di vivere la mia giornata, qualche ora della mia giornata, in modo istintivo. Decido dove voglio andare, infilo una strada, magari anche che non l'ho conosciuta prima, e vado alla ricerca di piccoli scorci, ascoltando la natura. Amo pedalare da solo o con intime compagnie, cioè con grandi amici. Non amo inserirmi in gruppi che naturalmente affollano le strade e credono che la competizione sia l'unico modo per assaporare il ciclismo. La mia passione per il ciclismo mi permette di gustare la mia città, i miei luoghi e tutto quello che mi circonda e che mi fa per certi aspetti anche emozionare. Fino a ieri sono stato in Maremma con un mio carissimo compagno di vita, perché anche lui è un ex ciclista, si chiama Massimiliano Lelli. Abbiamo fatto dei percorsi meravigliosi, Pitigliano, Sorana, Sovana. Abbiamo visto degli scorci naturali straordinari. Pitigliano arroccata su un monte di tufo, quando tu fai un tornante e te la trovi davanti, capisci la Immagine. magnificenza, cosa è l'essere umano, cosa può creare. Le tombe etrusche, le necropoli, tu riesci a pedalare nel mezzo. Dico, siamo fortunati noi essere italiani ad avere un luogo così straordinario in cui vivere. La bicicletta ti insegna a rispettarlo, perché naturalmente non emette nessun gas di scarico, ti permette di poter confrontarti in certi aspetti anche sempre con te stessa, no? Per cui impari a gestirti dall'aspetto idrico a quello che è il carburante che trovi nel cibo. È tutto un susseguirsi di emozioni, e credo che da parte mia, secondo me, andrebbe istituita anche nelle scuole elementari un periodo, qualche ora, per insegnare ai bambini ad andare in bicicletta, a capire cos'è la bicicletta, da un punto di vista proprio anche di libertà personale, perché le città sono diventate probabilmente anche abbastanza caotiche, andare in bici è pericoloso. Il nostro governo naturalmente non ci aiuta e non ci ha aiutato, perché il Nord Europa è tappezzato, è un reticolo di Di piste piste ciclabili ciclabili. dove tutti possono muoversi in maniera indipendente, in sicurezza totale. Purtroppo noi italiani questo non ce l'abbiamo, non abbiamo mai valutato. Nel 90 sono stati fatti un sacco di stadi per i campionati del mondo, però non si è pensato mai alla bicicletta. E ci sono dei popoli, secondo me, più evoluti, come quello anglosassone, in questo momento dall'Australia all'Inghilterra agli Stati Uniti, che spingono sulla bicicletta, proprio inteso come mezzo di libertà. Le grandi città sono affollate da ciclisti, come Londra o New York, dove tu in realtà è da lì che nascono le mode, no? La musica e quant'altro. Sì. Tutte l'ombelico sono quelle, però loro vanno in bicicletta anche se sono delle bellissime ragazze. La sera, invece di prendere la metropolitana, le ho viste personalmente alle Olimpiadi di Londra. Escono fighissime di casa, si tolgono le scarpe con il tacco, le mettono nel cestino davanti, si mettono le scarpe da tennis, raggiungono il luogo, si rimettono il tacco. È una scena meravigliosa. Allora ho pensato, magari le italiane questo non Beh, ci. però anche quello può essere, come dire, ritornando al discorso del cosa posso fare per, no? Cioè, è una soluzione comunque creativa. Indubbiamente le infrastrutture aiutano, perché è chiaro che nella misura in cui ci sono piste ciclabili è più facile. Però magari, appunto, adesso accennavi, no? Noi donne italiane forse non supereremmo l'ostacolo del doverci cambiare la scarpina. Però domandando cosa posso fare per essere più autonoma, magari anche chiaramente spendendo di meno nei trasporti, per esempio, Giustamente. e quindi mi porto le scarpine da tennis e mi cambio prima di entrare alla festa o nel locale dove devo andare. Anche quella è un'attitudine. Sì, sicuramente è un aspetto, possiamo definirlo anche
qualcosa che collega alla resilienza, perché è un'evoluzione, no? Londra è una città, tra virgolette, caotica, che è molto costosa se vuoi muoverti con la macchina, perché entrare nel centro è complicato, perché Ovviamente, sì. prendere i mezzi è dispendioso, e anche per certi aspetti sei sempre a contatto con qualcuno o con qualcosa. Invece la bicicletta è totale libertà, decidi quando andare, quando tornare, e per cui quella è una sorta di adattamento al mondo che si muove attorno a te, l'evoluzione, oppure come poterla definire, quasi una forma di intelligenza, no? Di adeguarsi alle situazioni che si evolvono di fronte a te, e tu in qualche modo trovare una soluzione per migliorarla. Questo è uno dei casi, per cui mi sono reso conto che tantissimi bambini all'età di 10 anni, 9 anni non sanno andare in bicicletta, ma ce ne sono tantissimi. E questa la trovo una cosa limitante, secondo me è limitante, perché poi guidare il motorino quando non hai guidato la bicicletta diventa un passo molto complicato, perché avere equilibrio e gestione di un mezzo e dover contrastare alcune forze come la centrifuga, la centripeta, insomma, una serie di istinti che in qualche modo noi abbiamo, come dire, esaltato sin da piccolissimi. Io andavo alle elementari, appunto, dal mio paesino di San Giusto di Compito, dovevo fare 3 km in discesa per andare a scuola, e poi 3 km in salita a tornare a casa. Ma per me era una felicità assoluta uscire da scuola e non avere mia madre con la macchina come tutti gli altri, ma invece partire con la mia cartella sulle spalle e ritornare a casa in totale libertà. Ma sto parlando che avevo 6-7 anni. E Sì. naturalmente riflettere, come dire, la protezione di noi genitori adesso sulla concezione che aveva mia madre nel 73 di mandarmi in giro libero da solo, la dice lunga. Probabilmente io ora mio figlio non ce lo manderei, perché avrei paura del traffico. Però stiamo parlando di epoche completamente differenti, e probabilmente in quel meccanismo si è instaurato il mio, come definirlo, forse anche spirito un po' di avventura, no? Perché il ciclismo è molto anche di questo, al di là della gara, che tu hai tutti i luoghi prestabiliti, tutto organizzato, tu vivi la tua vita da atleta allenandoti in qualsiasi luogo in cui ti trovi, e per cui devi imparare immediatamente a renderti conto, a fare mente locale di dove sei, a prendere dei punti cardinali per poterti orientare nei vari allenamenti. Per cui ho sempre fatto così. Poi io ho pedalato nel deserto, ho pedalato in ogni continente di questo mondo, per cui per me è stato, come dire, un'emozione, è un prolungamento del corpo la bicicletta, fondamentalmente, per ciò che mi Ascolta riguarda. Mario, prima dicevi chiaramente appunto della passione che poi passa per questo spirito di libertà, no? Che evidentemente tu hai molto innato fin da bambino, e poi hai parlato anche chiaramente di figure di riferimento come per te è stato tuo fratello, no? Quindi indubbiamente nel magari trovare un po' la propria strada, la propria ispirazione, la propria passione, avere qualche figura di riferimento è utile. Si potrebbe dire, diciamo, che tu sia stato fortunato perché hai sentito fin da piccolo questo richiamo in qualche modo. Ti è venuto spontaneo? Ci sono stati dei momenti in cui hai dubitato della tua passione oppure no? Assolutamente, assolutamente no, nel senso che mi sono sempre sentito, come dire, padrone del mio momento, del mio spazio. Ho sempre sognato sin da piccolissimo poter andare un giorno a partecipare al Giro d'Italia, e per cui un giorno mi sono trovato alla partenza del Giro d'Italia e mi è sembrato come un sogno che si è avverato. Per cui non ho subito né la fatica, né lo sforzo, né i sacrifici, ma ho sempre fatto tutto con grande felicità e con grande passione. Pensa che da professionista mediamente io facevo più di 40.000 km l'anno, anche 45.000 km l'anno tra allenamento e gare. Significa passare mediamente 6 ore, 5 ore della tua giornata sulla bicicletta. E per cui questa la dice lunga. È sicuramente una forma, per certi aspetti, anche di
dipendenza. Io credo di essere di in qualche modo di essere tossico di bicicletta, tossico di fatica. Ho bisogno di sentirmi attivo, sempre qualcosa che mi gratifica e mi riequilibra. Soprattutto il pedalare e fare fatica riesce in qualche modo, sembrerà strano, ma a illuminarti e a diradare tutte le nebbie che affollano le persone di fronte a scelte, di fronte a situazioni, di fronte a problemi, perché nella vita abbiamo tutti poi problemi da dover affrontare. Però la fatica in qualche modo è come se ti segnasse la strada, è come qualcosa di arrufolato, annodato, che prima o poi riesci a disciogliere, e questo è il mio modo di essere. Naturalmente non tutti hanno questa attitudine, io sto parlando naturalmente della mia esperienza, però ho conosciuto tantissime persone che hanno scoperto la bici e il ciclismo dopo aver fatto anche tantissimi altri sport, ma la bicicletta è una cosa particolare. Ora provo a spiegarti. Io adoro, ho giocato a tennis, ho giocato a calcio, ho scio e qualsiasi altro sport, per me adoro guardarlo, pure anche da osservatore. La bicicletta però è qualcosa di istintivo. Tu sali sulla bicicletta e non devi pensare a niente, non hai una tecnica che devi in ogni momento essere concentrato, come il tennis, come aprire, abbassarti, andare a cercare, colpire. La bicicletta è istintivo, tu pedali e pensi. A me capita di essere anche chilometri e chilometri inserito nei miei pensieri, nei miei obiettivi, nella creazione di cose. E ho passato un tratto di magari di 5-6 chilometri in cui io ero assorto nelle mie cose senza dover pensare a niente. Altri sport non ti permettono di farlo, non è la libertà, altri sport devi chiamare l'amico, organizzare il campo, fare tutto, fare migliaia di chilometri per andare in montagna a sciare. Bicicletta, qualsiasi luogo sei, tu sali e vai. E per cui questa è una forma di alimentare il proprio movimento, no? Anche la corsa a piedi è meravigliosa, come la passeggiata a piedi, ma la bicicletta con pochissima fatica riesci a muoverti e fare dei giri incredibili. Io parto da qui da casa, arrivo sulle Apuane, poi scendo, arrivo al mare, e torno in collina, a poche ore di differenza. Questa varietà mi dà una serie di emozioni che mi fanno star meglio e mi fanno affrontare le cose in un modo migliore. Certo, alla libertà di fare tutti questi chilometri ci si arriva con l'allenamento, non è che se io adesso mi porco la mia bici posso fare tutti i giri che fai tu. Naturalmente l'allenamento è la base fondamentale, ma ad esempio ora ci sono delle biciclette straordinarie che ti permettono, con la pedalata assistita, di poter comunque sia muoverti e pedalare avendo l'assistenza del motorino, per cui la tecnologia permetterà anche al sottoscritto da vecchietto di andarsi a fare ancora il bordoio, la marmolada o le grandi salite. Questo è Certo. straordinario. Tra l'altro, a proposito di biciclette e tecnologia, dopo la tua carriera appunto da professionista, c'è anche il Mario Cipollini imprenditore, no? Perché tu comunque segui questo discorso delle biciclette in carbonio, corretto? Cosa Sì, ti ha io insegnato questa esperienza, sempre nell'ottica di appunto apprendere, superare ostacoli, come affrontare, no? Magari sfide differenti, immagino, rispetto a quelle che hai affrontato nella tua carriera sportiva. naturalmente, io ho avuto il momento più complicato della mia vita in quel momento in cui ho deciso di smettere e farla finita con la mia carriera. E lì devi diventare grande, perché prima hai un mondo che ti ruota attorno, tutto tra virgolette è facile, hai professionisti che sono a tua completa disposizione, e da un giorno stacchi la spina e entri in un mondo completamente diverso. Per cui mi sono preso un periodo, definiamolo sabbatico, dove ho cercato di distaccarmi da tutto, e poi ho trovato
così il modo di pensare a cosa volevo fare da grande. E per cui ho pensato che forse l'unica cosa che posso far bene è sempre nel mondo della bicicletta, ho sempre avuto un occhio particolare per la tecnica, per la meccanica, per cui ero uno che si sistemava la bicicletta da solo, le montavo, le smontavo da piccolino, usavo tutti gli utensili del mondo grazie a mio nonno che mi ha insegnato, per cui mi divertivo a tagliare la bicicletta in due, a saldarla e quant'altro. Poi è arrivato il momento in cui dico, io se dovessi andare a comprare una bicicletta di un grande, entrassi in un negozio, dovessi scegliere una bicicletta, non ce n'è una che a me piace veramente tanto. E allora, se c'è qualcuno che la pensa come me, perché non provare? C'è una mosca che mi ha preso di mira, scusate. E per cui, perché non provare? Io ho avuto la fortuna di pensare, ho avuto la freddezza di pensare di non inserirmi da solo in un percorso così complicato come quello di entrare nel mondo della costruzione e del commercio della bicicletta, per cui ho avuto la fortuna e soprattutto come dire, la semplicità di andare a cercare una persona con la quale avevo avuto un incontro anni prima e proporgli un progetto assieme. Questo signore è Zecchetto, Federico Zecchetto, un industriale di Mantova, e per cui siamo partiti insieme con un progetto totalmente made in Italy, per fare una bicicletta completamente differente dalle altre, non una bicicletta industriale, ma una bicicletta quasi artigianale con un processo completamente diverso. È una tecnica monoscocca, il telaio è tutto un pezzo, l'ha fatto in Italia, tutte delle caratteristiche estremamente particolari. Le biciclette ci sono di tanti tipi, è come un piatto di spaghetti. Un piatto di spaghetti lo mangi anche all'autogrill, ma però se te lo fa uno chef ha un altro gusto, un altro sapore. Per cui questo è quanto, è una bicicletta estremamente particolare. Io sono felicissimo perché questo è l'undicesimo anno che siamo partiti, sta, tra virgolette, ogni anno crescendo sempre di più e naturalmente combattendo contro i mostri sacri che arrivano dagli Stati Uniti e da altri mondi, però noi teniamo botta perché siamo una piccola realtà, però produciamo delle cose estremamente particolari. Io ho sintetizzato questo che stavi anche dicendo, di cercare partner e persone con cui condividere un percorso, cioè come dicevi un attimo Assolutamente. fa, anche avere l'umiltà di dire questa cosa da solo non la so fare, quindi io ho una competenza, cerco una persona che possa completare la mia competenza per fare insieme qualcosa di più grande di quello che si può fare da soli. Assolutamente sì. Il mio ruolo è la visione e la messa a punto del mezzo meccanico, poi tutto il resto non lo saprei fare. Federico invece è un uomo di industria, un uomo che gli piace creare, per cui abbiamo due ruoli estremamente perfetti e viviamo le due passioni che in qualche modo cerchiamo di mettere insieme e credo che il prodotto sia un prodotto vincente. Ultimamente, Mario come uomo si sta confrontando con un'esperienza, diciamo, che riguarda proprio la sua pelle nel senso stretto del termine, no? E tra l'altro, diciamo che recentemente ho avuto ospite su questo schermo anche Omar Pedrini, che ha, diciamo, passato un'esperienza simile perché anche lui ha subito diversi interventi al cuore. Cosa ti ha insegnato questa esperienza? Proprio per te, tra l'altro, che sei uno sportivo, quindi diciamo che in genere lo sportivo è proprio lo stereotipo della persona in salute, alle volte confrontarsi con uno stop forzato può essere più difficile per uno sportivo che non per una persona, chiamiamola così, comune. Ma assolutamente sì, se si pensa che nel ciclismo il cuore è la parte dominante, è da lì che parte tutto, perché fondamentalmente la qualità del ciclista, la vera forza e la cilindrata del ciclista e dello sportivo di fondo è quanto il tuo sistema cardiovascolare e respiratorio riesce ad agglomerare lo stesso lavoro, cioè riuscire a ossigenare il corpo in un modo più rapido e più corposo possibile, cioè
più globuli rossi partono dal tuo cuore a portare ossigeno, più ossigeno recluti da distribuire ai tessuti e ai muscoli. Per cui io ad un certo punto, pedalando l'estate scorsa, avvertivo che c'era qualcosa che non andava. Il mio motore andava non più a 4 cilindri, ma andava a 3 cilindri. Me ne sono reso conto subito. Sono corso ai ripari andando dal mio medico cardiologo Roberto Corsetti, che è stato per tanti anni medico della mia squadra. La mia fortuna, che oltre ad essere un medico sportivo è proprio un cardiologo, per cui come mi sono messo sul circolo ergometro facendo tutte le valutazioni possibili e immaginabili, si è reso conto che c'era qualcosa che non andava. Praticamente il mio cuore è stato attaccato da un virus che ha creato una miocardite, per cui di lì è iniziato un percorso lunghissimo, perché da ottobre io praticamente mi sono dovuto bloccare, sono dovuto fermare tutto, stare totalmente fermo per una serie di mesi. Poi ho subito anche un intervento di ablazione. La prima volta mi sono entrati dentro, ma non hanno potuto far niente perché il cuore reagiva in modo anomalo, talmente era ammalato, definiamolo così, era carico di linfociti, per cui hanno preferito aspettare del tempo per abbassare questa carica batterica. Dopodiché sono intervenuto una seconda volta e poco dal mese di marzo, quando eravamo in pieno lockdown, io ho ripreso a pedalare sui miei rulli qua in casa, e per cui il percorso che ho fatto è stato un percorso molto introspettivo, perché sono stato diversi mesi da solo, da ottobre fino all'apertura del lockdown, io sono stato tra virgolette chiuso in casa, e da lì sono scaturite una serie di pensieri che mi hanno portato anche a riflettere sul mio mondo, sul ciclismo, sulla mia vita. Infatti mi veniva da domandarti cosa ti dicevi in questi mesi. Scusa? Dicevo, mi veniva da domandarti che cosa ti dicevi in questi mesi, cioè che tipi di pensieri produce la mente di un campione per motivarsi in un momento di difficoltà? Ma credo che è proprio nel momento in cui sei fermo che nasce la pianificazione del futuro, no? Intanto arrivano commenti di supporto, forza Re Leone! Sì, praticamente nel momento in cui ero fermo stavo pensando che avrei sicuramente sfruttato ancora meglio il mio corpo successivamente. Avevo dato una giustificazione alla mia defiance dell'estate precedente, che non avevo più il piacere di fare uno sforzo. Lo sforzo per me era veramente troppo oppressivo. Per cui l'idea di poter dire dalla primavera, dall'estate prossima, potrò ancora andare con grande felicità e decidere se voglio andare piano, di andare piano, ma se voglio fare una salita o un pezzo molto forte perché mi riporta a quel momento intenso della sfida con se stessi, lo potrò di nuovo fare. Per cui è sempre darsi un qualcosa di positivo, secondo me, che ti in qualche modo ti dà uno slancio nel voler ripartire e soprattutto nel poter ripartire. Se stare chiuso, affliggersi e dire ah, peccato, devo star fermo, non posso fare niente. Io ho sempre cercato di vedere la parte positiva, no? In quello che è il problema che nello stesso momento affronti. Ho preso come un segnale, anzi molto positivo, perché abbia interpretato bene un problema che mi sia potuto tra virgolette salvare e curare e ripartire come prima. Questo è, credo, il messaggio in questo caso. Quindi sicuramente il saper ascoltare il tuo corpo indubbiamente è stato un vantaggio, perché comunque hai capito subito quello che stava succedendo, perché sei abituato a cogliere i segnali di questo appunto motore del tutto. Infatti tu prima citavi il ciclo ergometro, pensavo quando io ogni tanto faccio le visite sportive, no? Quelle agonistiche, e appunto proprio in bicicletta che ti fanno provare quanto regge il cuore.
Per cui immagino che la propria eccezione da questo punto di vista per uno sportivo sia molto sviluppata. E questo tuo pensare positivo è naturale? O lo hai sviluppato nel tempo, lo hai coltivato? Ecco. Cioè, che consiglio daresti a chi magari non ha forse la tua stessa naturalità a vederla in positivo, invece stare lì a pensare, come dicevi prima, mannaggia, non mi posso muovere, quindi quei pensieri che invece tendono a tirare giù? Boh, non lo so, credo che sia qualcosa di istintivo, probabilmente facendo il ciclista sei costretto a imparare, nel senso che fondamentalmente il ciclismo non è un confronto con gli altri, dopo diventa un confronto con gli altri, ma il primo vero confronto è con se stessi, cioè io devo cercare di migliorarmi nel miglior modo possibile per poter affrontare i miei avversari, sperando che madre natura mi abbia dotato di quel qualcosa che possa bastare per competere e sconfiggere anche gli avversari. Ma il primo vero percorso è con se stessi. Naturalmente la tecnologia ci ha messo a disposizione un approccio differente da quello che era il ciclismo degli anni 60, per dirti. Ora abbiamo frequenzimetro, misuratore di potenza, preparatori che ti possono consigliare la dieta migliore, il tipo di allenamento migliore, per cui la tua scalata, raggiungere il massimo del tuo limite, e quel limite lo raggiungi lavorando moltissimo, facendo un sacco di rinunce, di sacrifici. Ora non credo che le persone abbiano interesse a fare quello che abbiamo fatto noi, ma per dirti, faccio semplicemente da contare quasi le gocce di olio che mettevamo sull'insalata per avere meno grasso corporeo possibile, al limite per poter pesare di meno, e quelle sono tutte percorsi che ti alimentano la tua concentrazione e la tua forza, perché la mia forza era in realtà sapere di aver fatto un percorso di abnegazione totale per raggiungere il massimo di me stesso, e quel massimo di me stesso serviva a darmi l'energia per sfidare tutti gli altri. E poi ho sempre naturalmente avuto la convinzione di essere più forte degli altri in volata, e per cui questo mi ha portato a rincorrere sempre anche i momenti nella stessa gara in cui i miei avversari cercavano di isolarmi, magari su una salita a pochissimi chilometri dall'arrivo, dove io magari non riuscivo a tenere il passo dei migliori essendo uno sprinter, però l'idea di non mollare mai, cercare di rimanere più vicino possibile per poter sfruttare le mie capacità di discesista, aiutato dai miei compagni di squadra, rientrare e batterli proprio sulla linea d'arrivo. E è quello, cioè non arrendersi mai. Io voglio per forza, do tutto me stesso per ottenere quel risultato, e più delle volte naturalmente mi è venuto bene, non sempre. Naturalmente non sognavo di vincere il Tour de France, perché non avrei mai avuto le capacità di Marco Pantani sulle salite del Tour, però quelli che erano i miei obiettivi li ho inseguiti, prima o poi li ho raggiunti tutti. Per cui la concentrazione di dare il massimo di se stesso, sia fisicamente che psicologicamente, anche nel momento più critico, quando ti stai staccando da quelli che ti precedono, però avere la forza di crederci anche in quel momento lì, è quella la differenza. Certo, diciamo che adesso hai detto la convinzione di essere più bravo degli altri in volata, e poi questa convinzione è diventata realtà, i fatti ti hanno dato ragione, quindi... Scusa, il velocista è un personaggio molto particolare, anche quello che arriva secondo quel giorno dice che è arrivato secondo perché ha sbagliato qualcosa, non perché l'altro è più forte. Noi siamo una razza un po' particolare, ecco. Definiamoci un po' così, siamo poi i folli del gruppo, ecco. Sì, nel frattempo ci scrivono: nella vita come nel ciclismo è meglio essere leader o meglio essere gregario? Arriva una domanda da Roberto. Ma sai, leader o gregario non sei tu che lo decidi, lo decide la strada, lo decide la vita, lo decidono gli altri, anche il leader, non credo che sei tu che ti
ergi alla posizione di leader, ma sono gli altri che ti eleggono a essere leader, perché ti seguono, perché sanno che tu hai la personalità per poter supportare e sopportare alcune situazioni. E credo che la leadership è una cosa che è ben eletta, ma dagli altri. Mm-hmm. E a proposito di capacità, ci chiede Lucia, hai citato Pantani, che cosa aveva lui in più degli altri e che cosa in meno? Naturalmente in più aveva un corpo e una macchina umana fatta per andare forte in bicicletta e soprattutto in montagna. In meno forse ha avuto la capacità di poter fermare tutto, spogliarsi di ogni negatività e ripartire per una nuova strada e non sentirsi in qualche modo, come dire, fregato. Ecco, questo è quello che è mancato a Marco, perché dalla squalifica di Madonna di Campiglio, paradossalmente per i regolamenti di quel tempo, lui sarebbe potuto essere alla partenza del Tour de France un mese dopo. Avrebbe potuto vincere dimostrando a tutto il mondo che non era dopato a Madonna di Campiglio e in quel Giro d'Italia, e sarebbe potuto ripartire per un nuovo percorso. Però ognuno di noi ha il nostro carattere, ognuno di noi ha il nostro credo, ognuno di noi pensa come vuole, per cui in quel momento a Madonna di Campiglio, secondo me, è avvenuta la vera morte di Marco Pantani. Marco è morto lì, perché in quel suo, in quella sua anima talmente grande dai sacrifici, ma soprattutto dai grandi risultati, in qualche modo l'ombra oscura che il mondo potesse pensare che lui era così forte perché si dopava, è quello il motivo che ha portato Marco alla fine di se stesso. Sì, psicologicamente è stata una botta, evidentemente, troppo forte da digerire. Bravissimo. Comunque è piaciuta intanto la tua metafora, leader o gregario, non sei tu che lo decidi la strada. E questo ha anche molto a che fare con quelli che sono i nostri talenti, no? C'è chi è più bravo in salita, chi è più bravo in discesa, chi è più bravo su un certo tipo di strada o su un altro tipo di strada, nel ciclismo come nella vita, effettivamente. Mario, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato. È stato un piacere enorme. A livello, infatti ti ringraziano anche per la risposta su Pantani, che è stata da brividi. Nel salutare, se vuoi lasciare un tuo ultimo messaggio così motivazionale, un consiglio che vuoi dare dal cuore, cosa ti viene di dire a chiusura per salutare chi ci sta ascoltando? È semplicissimo, quello che si usa nel ciclismo è non mollare mai, mai mollare. Poter in qualche modo anche sospendere quell'idea, quell'obiettivo, ma mai mollare e crederci sempre. Prima o poi le cose, in base a quanto tu sogni quella cosa, riuscirai a far diventare più forte te stesso per andarla a prendere. Bene. Qualsiasi cosa sia. Continuare a tenere gli occhi sull'obiettivo. Sempre quella. Può essere anche un attimo in cui tu la metti lì sospesa perché hai un'altra priorità personale, ma poi riprenderla è quella la nostra, il nostro nord da seguire, no? Su cui percorrere tutta quel tipo di, perché la bicicletta è un po' metafora, ognuno di noi ha i suoi obiettivi, che sia una Milano-Sanremo piuttosto che uno studio di ingegneria, piuttosto che un master o trovare qualcuno che creda in te e ti dia un posto di lavoro. E dipende da quanto veramente lo desideri e quanto lo vuoi. Gli altri percepiscono cosa abbiamo dentro. Ti ringrazio davvero, mi piace moltissimo. Nel frattempo sto mettendo in sovrimpressione tutti i ringraziamenti degli ascoltatori. Mi è piaciuta moltissimo quando hai detto, dopo il non mollare mai, la parentesi eventuale se c'è qualcosa di personale che richiede la nostra attenzione, perché una frase molto bella come non mollare mai, molto importante, alle volte viene fraintesa e sembra che ci dobbiamo veramente dimenticare di tutto il resto, e invece è bello che tu abbia mantenuto anche questa,
questa parentesi che hai detto, a seconda delle circostanze, può essere il caso di un attimo mettere da parte un obiettivo per risolvere qualcosa e poi riprendere l'obiettivo con rinnovato slancio. Non è una cosa che in molti dicono, cioè denota una sensibilità e un'attenzione, perché assolutizzare il non mollare mai potrebbe anche invece rischiare di essere dannoso. Quindi molto bella la sua attenzione. Questa cosa mi ha colpito, scusami se mi permette, certo, mi ha colpito, io abito in cima a una collinetta e in fondo alla collinetta c'è un bar pasticceria, ci sono è una gestione familiare e la mamma ha deciso di fare questa cosa per passione, infatti è curata questa cosa alla provenzale con un'attenzione proprio maniacale, sembra di entrare nel salotto di casa di una persona, ecco. In questo momento hanno avuto naturalmente delle difficoltà enormi col lockdown, per cui loro cosa hanno fatto? Tutta la famiglia si è riunita, tutti i ragazzini che studiavano all'università hanno sospeso l'università per aiutare la mamma a ripartire. Guarda, mi fa commuovere questa cosa. Hanno aiutato la mamma e non vedono l'ora naturalmente di riprendere le loro università, una che è a Londra, quell'altra che è da un'altra parte. Dico, noi siamo sempre pronti a criticarci, no, in Italia, ma invece siamo un popolo straordinario. Io ho avuto la fortuna di fare con Matteo Marzotto tre giri con la raccolta fondi per la fibrosi cistica e abbiamo trovato in ogni luogo, in ogni regione d'Italia una compattezza nei confronti delle persone che soffrono incredibile. Allora mi chiedo, ma com'è possibile che questa Italia in realtà per esperienza personale capillare nei piccoli paesini troviamo delle straordinarietà, invece tutti insieme non riusciamo in qualche modo a rendere così immenso e straordinario il nostro paese, perché noi italiani abbiamo veramente qualcosa di più di tutti gli altri. È questo che mi fa pensare e dico, deve esserci il modo per cambiare, e l'unico cambiamento lo possiamo fare con i giovani, i bambini, quelli che adesso sono bambini, il nostro futuro è con quello. Io mi sto impegnando con i bimbi ciclisti nel poter insegnare, aiutarli in tutto questo percorso, e però ripeto, il futuro è in mano ai giovani. Speriamo il nostro lavoro, ora visto che forse le nostre generazioni qualche errore l'hanno commesso, di prenderlo come esempio e insegnare a loro a non farlo. Grazie, saluto. Grazie mille, bellissima intervista, ti ringrazio davvero. Grazie e in bocca al lupo per la prosecuzione della tua convalescenza, oramai comunque passata. Il grosso è passato, benissimo. Grazie ancora. Grazie e ancora a te. Ciao a tutti, e alla prossima. Ciao.